Ciao ragazzi, questo è il trucco con cui sono uscita oggi sabato. Allora, i colori, questi sugli occhi si stanno un po' sbiadendo purtroppo. Questo, vabbè, questo l'ho appena messo perché era completamente andato via anche perché ho mangiato. Quindi, vabbè, lo dico tranquillamente. Questo trucco, allora partiamo col trucco occhi. Allora, il trucco occhi è stato creato con i tre colori della nuova collezione Pupa. E sono questi 3D Metal e Shadow. Allora, ho usato questo, il grigio, che è il numero 1, qui. Poi ho usato questo, che è il rosa, che è lo 03, qua, però non mi piaceva tanto. E ci ho messo sopra un po' di questo, che vabbè purtroppo adesso non si vede più, comunque per ravvivarlo un attimo. Il risultato, diciamo, iniziale era più questo, diciamo un rosa un po' più sul fucsia. Poi qui la parte finale ho usato questo, che è lo 02. Poi come matita, che adesso sembra che qua già non si vede più, ho usato una matita labbra, questa qui della Primark, che è la matita venduta assieme a questo rossetto metallico. Quindi matita qui e poi questa matita l'avevo usata poi anche qui su Metalabbro. E poi ho messo, sempre per quanto riguarda labbra, questo qua, Metallic Liquid Lipstick della Primark. Non riesco a vedere il numero. No, non riesco a vedere il numero. Neanche il nome. Comunque, diciamo, è un rame, tanto per intenderci. E questo è il trucco di oggi. Ovviamente stamattina era un po' più vivo stamattina. Allora, stamattina, diciamo, dopo aver pagato le bollette, sono andata a Milano a fare un giretto e dopo aver visto, diciamo, vari negozietti, poi anche abiti da sposa che erano veramente molto belli, e diciamo altre vetrine, ho avuto una bellissima esperienza. Allora, mi sono fermata a mangiare in un ristorante a Porta Venezia. In pratica, Porta Venezia è una fermata della metropolitana alla linea rossa. In pratica Porta Venezia inizia da piazza Oberdan, che è in pratica la piazza da dove inizia il corso più lungo di Milano, che è il corso Buenos Aires, che in pratica dura tre fermate di stazione metropolitana. Allora, Porta Venezia, Lima e Loreto, quindi è molto lungo, veramente ce n'è da camminare lì. E mi sono fermata a mangiare in un ristorante pizzeria che si chiama Porta Renza, che è in pratica in Viale Tunisia, che è in pratica una traversa di Corso Buenos Aires. Almeno questo per quello che mi ricordo. Comunque Viale e Viale Tunisia. Allora, veramente una bellissima esperienza, perché? Allora,
Ho trovato cose che mangiavo quando andavo con i miei genitori, diciamo, in montagna. Esempio, come che si chiamavano? Ah, tagliatelle al ragù di cinghiale, che diciamo non fanno tutti i ristoranti, e io le amo tantissimo. Io amo la carne e poi la fiorentina. Allora, io ho mangiato tutte e due. Ho mangiato le tagliatelle al ragù di cinghiale. Buonissime. E i piatti sono abbondanti, non sono, diciamo, non sono piccoli, sono veramente abbondanti i piatti. Ti portano un piatto grande con veramente una bella porzione. Buonissimo. Poi, cos'altro ho preso poi? Ovviamente la fiorentina. 26 euro di fiorentina, però mi hanno portato 500 grammi di bistecca con osso. Una meraviglia, una meraviglia. A fianco alla bistecca c'erano due patate. Poi cosa ho preso? Vabbè, un'aranciata. Ovviamente, vabbè, si paga anche il coperto. E il dolce ho preso un pezzo di torta, cocco e nocciola. La torta è stata, diciamo, l'unica cosa che non mi ha fatto proprio sorridere. Però devo dire che il primo, il secondo, al bacio proprio. Ho speso 45. Tutto quanto. Ho mangiato come una maiala, detto proprio sinceramente. Quindi diciamo, per chi si trova a Porta Venezia, io dico ok, a questo ristorante ve lo consiglio. Allora, potete mangiare anche la pizza, una margherita vi costa, a quanto ho visto, 4 euro e si può fare 4 euro sinceramente, anche perché ho visto ristoranti in cui una pizza, diciamo, vi costa 10 euro una margherita, quindi conviene di più qua, quindi questo ristorante secondo me mi pare anche onesto e tanti dicevano anche che la pizza era molto buona, quindi la prossima volta credo che prenderò la pizza. Giusto, diciamo, per vedere le cose, però mi è piaciuto il fatto di aver trovato, diciamo, queste cose che non tutti i ristoranti hanno. Io, diciamo, ho dei bellissimi ricordi perché con i miei genitori andavo a Tortona, in provincia di Alessandria, in montagna. Diciamo, non è proprio alta montagna, però è in montagna, zona di Cacciagione. Allora, una volta prendevamo, diciamo, il salmì, la lepre in salmì. Quella, diciamo, non è una cosa che mi piace tanto, però la cosa che mi piaceva tanto veramente è che noi andavamo a mangiare in una trattoria che si chiamava Davito. Meravigliosa trattoria, che ci era stata consigliata da un amico, e in pratica noi mangiavamo queste cose. La cosa che io, diciamo, ho sempre amato, le tagliatelle al ragù di cinghiale. Oh mamma mia, quanto io le amavo! Veramente buonissime, buonissime. E poi mangiavo anche l'agnello, mangiavo anche, diciamo, il cinghiale arrosto. Cos'altro mangiavo poi? Un sacco di cose. Diciamo, la fiorentina lì non l'ho mai mangiata, perché più che altro non c'era roba di cacciagione, c'era anche la lepre, eccetera. Però io ho sempre amato di più il cinghiale, cioè non è che lepre, eccetera, non me la mangio, mi piace, però mi piace di più il cinghiale. Cosa devo dire? Io sono amante della carne, il pesce sinceramente non mi dice proprio niente. Anche se devo dire che in questo ristorante Porta Renza, la cosa che sarebbe da assaggiare, pure diciamo,
Perché ci sono vari tipi di pasta col pesce, ci sono anche, se ricordo bene, le tagliatelle con mezzo astice, quindi si potrebbe anche fare. A me sinceramente la pasta col pesce non mi piace, perché è proprio una cosa che odio, perché quando sento la pasta che ha il sapore di pesce, a me proprio. Ma perché sono io? È a me che non mi piace. A tanti piace, mia mamma di sicuro l'assaggerà e diciamo che un giorno ce la porterò. Anche perché per me questo ristorante è anche buono dal punto di vista che ha anche un menù turistico che, se non mi sbaglio, costa 13 euro, primo, secondo, contorno e acqua, se ricordo bene. Che diciamo, non è che ho letto benissimo, Io ho visto queste due cose e ho detto, mi sono innamorata. Io amo la Fiorentina, io amo le tagliatelle, le fettuccine, tutta la pasta con ragù di cinghiale. Io il ragù di cinghiale me lo sono comprato al supermercato, però non è la stessa cosa. Questo del ristorante è molto più buono, questo lo devo dire. Poi io devo essere sincera, io vado al ristorante. A quei ristoranti dove ci sono le cose che non faccio a casa mia. Ok, la pizza me la posso fare anche a casa mia. Certo, non è che dica mia mamma, fai la pizza tutte le volte, per carità. Poi diciamo, noi sappiamo fare la margherita. Altre pizze, diciamo, non è che siamo pizze più, diciamo, più cariche e con ingredienti un po' più difficili da trovare, ovviamente non le sappiamo fare e ci sta. Però devo dire che poi diciamo, anche se andassi a comprare tutti gli ingredienti per una pizza, mi costerebbe di più di 4 euro, quindi tanto vale che me la vada a prendere fuori la pizza. Diciamoci anche questo. Però io effettivamente, come tanti, vado nei ristoranti dove trovo delle cose che ho sempre desiderato mangiare, delle cose diverse da quelle che mangio, perché? Perché secondo me il cibo è cultura. Noi abbiamo un'enorme cultura italiana da preservare, cultura regionale e addirittura locale. A Milano ci sono dei piatti, a Bergamo ci sono dei piatti, a Reggio Calabria, ad esempio, ci sono dei piatti. Quindi già Milano e Bergamo, che sono due città della stessa regione, hanno comunque dei piatti diversi. Quindi perché non assaggiare? Il cibo per me è principalmente cultura. Mi piace mangiare perché sono golosa, eccetera, eccetera, però mi piace anche assaggiare. Io dovunque sono andata con i miei genitori abbiamo sempre avuto questa cultura. Perché? Perché, esempio, noi andavamo e, esempio, noi siamo andati a Bergamo Alta. Ecco, adesso non mi ricordo che cosa ho mangiato a Bergamo Alta, però mi ricordo che noi siamo andati principalmente per vedere monumenti, e devo dire che Bergamo Alta è stupenda, veramente stupenda. Adesso non riesco a spiegarvi bene perché ci sono andata parecchi anni fa e poi dopo non ci sono più andata, però è veramente meravigliosa. Noi diciamo andavamo in giro per vedere i monumenti, perché io amo vedere i monumenti, chiese, palazzi, eccetera. Perché noi in Italia abbiamo veramente non solo la cultura del cibo, ma anche la cultura dei monumenti, cultura storica. Per quanto riguarda tanti paesi, noi siamo veramente i numeri uno. Noi abbiamo colonizzato tutto il mondo, diciamo. Abbiamo portato la nostra cultura, poi vabbè, questo grazie all'impero romano. Poi ovviamente l'impero romano è caduto, quindi ok, è finito tutto, però noi abbiamo portato la nostra cultura. E anche tante culture sono venute da noi e noi abbiamo appreso.
Quindi diciamo, questa è una cosa generale, però noi in Italia abbiamo un sacco di palazzi, un sacco di bei monumenti, belle cose da vedere, oltre ai nostri musei. Quindi diciamo, noi abbiamo cultura, cibo. Non dico che siamo i più grandi, però noi già partiamo da basi solide. Io, come vi dico, per me il cibo è cultura, i monumenti è cultura. Non è solo mangiare, è anche lo scoprire quello che c'è in quel determinato posto, come viene fatto. Adesso purtroppo per vari motivi non lo posso fare più, anche perché diciamo non c'è più mio padre, eccetera, quindi diciamo cerco di fare Milano e altre cose. Cioè, poi diciamo anche non tanto mi posso spostare, perché se vorrei spostarmi tutte le volte non farei più niente, perché comunque diciamo spostarmi, andare, visitare e mangiare mi costa molto di più di comprarmi una borsa, diciamo, detto proprio sinceramente. Quindi adesso neanche poi tanto posso farlo, poi devo essere sincera, da quando avevamo iniziato a farlo negli anni 80 e 90 adesso i prezzi sono veramente aumentati, ma prima si riusciva a fare e abbiamo fatto veramente tantissime cose, ma veramente tante. Quindi io per ora vi posso dire solamente cioè vi posso parlare solamente dei ristoranti che conosco, che sono vicino dalla mia zona e che sono veramente ok. E questo secondo me Porta Renza è veramente abbastanza buono, più che altro perché ci sono cose che io non trovo negli altri posti. E poi diciamo un buon rapporto qualità-prezzo, sinceramente, perché ho mangiato bene. Quindi, poi contando che ho mangiato una fiorentina di 500 grammi, un primo, un secondo, ci sta quel prezzo là, ci sta. E con questo vi saluto, un bacione a tutti, ciao e alla prossima.